L'ultima questione la riporta il tempo e riguarda Marcello Veneziani, un intellettuale che ha scritto ora un libro che molti di voi, mi sembra il mito, si Cosa chiama Il straordinaria che doveva Mito, presentare. gli avevano chiesto di presentarlo, mi sembra a Siracusa, in un convegno, dove però prima parlavano gli psicologi del CIPA, va bene? Gli psicologi del CIPA. Allora, vi rendete conto che cosa hanno fatto gli psicologi del CIPA? Hanno detto che siccome lui Veneziani aveva una cultura, diciamo, di destra fascista, loro non pretendevano che non ci fosse la presentazione del suo libro. I cazzo di psicologi del CIPA, che hanno pazienti, consulenze, CTU, pensano che non possa presentare il suo libro Marcello Veneziani nel 2016, 2017, scusatemi. Vi rendete conto? Vi rendete conto? Questi in che mani ci mettiamo? In gente che, come direbbero loro, hanno la mente bacata non dal sesso, ma dal fascismo. Cioè non vogliono che Veneziani possa presentare un libro. Veneziani! Questa è una cosa che mi fa indignare, mi fa indignare. Io vorrei i nomi e cognomi di quegli psicologi, proprio la lista di proscrizione, proprio la lista di proscrizione. Chi di voi non vuole, come quelli che non vogliono che somministrare un vaccino obbligatorio, voglio sapere gli psicologi che si rifiutano di avere Veneziani perché è considerato un fascista, perché la loro mente non è una mente che può aiutare le altre menti. Punto, punto. Non è una mente che può aiutare gli altri. Mi sembra una cosa allucinante. Bisogna ritornare agli psicologi italiani per vedere ancora dei residui di fascismo. In questo paese, fascismo inteso come comunismo, scusatemi, di comunismo in questo paese. Bene, che pena, hai ragione tu, Maria Teresa, che pena.